Ciao Stefano. Ciao Dario, ciao Augusto. Buongiorno Stefano. Ciao. Stefano, prima di proiettarci sulla più stretta attualità, quindi mercato, voci a fine di questa tournée per la Roma, le scelte di Prandelli e l'inizio virtuale almeno di questa avventura mondiale, un passo indietro lo facciamo per parlare più che altro di Carlo Ancelotti, che tu hai conosciuto molto bene, molto meglio di noi ai tempi in cui era da queste parti. Io forse sarò rincoglionito, ti chiedo scusa a te e ai nostri ascoltatori, più vado avanti e più mi ricorda Nils Liedholm, non ne avrà la stessa sagacia, non avrà quella capacità, però mi sembra che nella gestione abbia pochi rivali lui. È Nils Liedholm in alcuni aspetti, che sono quelli legati anche all'apparente bonomia, ma con un gran carattere. Bravo. Non è di quelli che c'ha bisogno di agitare, cioè non c'è bisogno di in panchina di agitarsi come dei paperini meccanici o di urlare per avere il carattere, è un'altra cosa, e lui ce n'ha tanto. E Nils Liedholm, la capacità di gestione del gruppo, con fermezza e anche lucidità, nel sapere adattarsi alle situazioni. Liedholm, non è vero per niente che Liedholm avesse solo un gioco in testa, perché Liedholm ad esempio inventò, se tornò alla zona, fece anche una battuta dicendo che si era stancato e non dormì la notte per pensare alle marcature degli avversari per la partita successiva, in realtà perché portò a Roma due battitori liberi, due centrali, e quindi pensò di modificare il suo gioco proprio perché era molto bravo per sfruttare le caratteristiche dei giocatori che aveva a disposizione. In questo Ancelotti è diventato bravissimo, perché è vero che ormai frequenta solo club molto ricchi e con grandi organici, però è in grado di utilizzarli al meglio. Hanno un sacco di, forse ecco, se vogliamo proprio essere snob, diciamo che ha un qualche lato di raffinatezza in meno, ma insomma anche Liedholm era uno che a volte anche esagerava certi suoi lati e certi suoi aspetti. Poi il fatto di essere straniero, di avere quell'accento, probabilmente lo aiutava, era un uomo molto semplice, cui la letteratura ha attribuito insomma degli aspetti. Questo succede purtroppo anche con i somari, figurarsi con quelli poi veramente bravi. Insomma, diciamo che era un uomo anche dei gusti estremamente semplici, insomma, che fu fatto passare a un certo punto come, perché poi basta che non di due parolacce in questo ambiente per essere etichettati come dei letterati e degli uomini coltissimi. Poi insomma la cultura è, per fortuna, viene da dire un'altra cosa. E poi il resto l'ha fatto la componente fortuna, la componente fortuna, perché vincere come l'ha vinta, la sottolineiamo, altrimenti i commenti sarebbero stati molto diversi. Figurarsi, la partita per 80 minuti la fa, non dico esclusivamente, devo dire, la capacità spaventosa di coprire il campo dell'Atletico di Simeone, una squadra vera, una squadra con la S maiuscola, che poi è ceduto di schianto proprio dal punto di vista fisico, oltre che tecnicamente insomma era evidentemente orfana di due giocatori straordinari. C'è probabilmente l'errore, se ne è parlato tanto in questi due giorni, insomma, di aver voluto schierare a tutti i costi Diego Costa. Probabilmente si sono bruciati un cambio, pur vero che non è che ce n'avesse di fantastici. Ho però avuto la sensazione che quelle sono le partite che o le tiri proprio l'anima coi denti e riesci a chiuderle anche con la fortuna, che oggettivamente a un certo punto gli ha voltato le spalle, oppure poi è evidente che a gioco lungo prevale la qualità degli avversari. Loro hanno fatto il massimo. Al gol di Sergio Ramos la partita è finita, ed era scritto proprio nelle facce dei giocatori quale fosse l'esito. Poi l'esito, come al solito, passerà la storia come una vittoria straripante, quando in realtà poi non lo è stato, perché di straripante il Real ci ha avuto solo la qualità dei suoi nei tempi supplementari. Questo è quello che ha detto la partita. Poi anche nei panni di Simeone, lasciar fuori, no, Stefano, un giocatore come Diego Costa, per quanto acciaccato, non credo sarebbe stato facile. Lui ha detto, devo dire, in questo è stata una generosità pazzesca, perché il giocatore rischia mondiali. E rischia mondiali adesso, ci ha provato in tutti i modi, anche rivolgendosi alle maghe, alle fattucchiere. Questo è comprensibile, no? Ed è stato, per qualche verso, è stato anche il danno di chi come noi, no, spettatori abbastanza, se vogliamo, indifferenti, insomma, no? Io non è che facessi un tifo feroce per l'uno o per l'altro, anche se ero molto affascinato e sono molto affascinato dal fenomeno dell'Atletico. Ma devo dire che insomma sarebbe stata un'altra partita con lui al massimo, ma devo dire che tanti giocatori, questo è un po' il limite di queste competizioni che non finiscono mai, lo sarà probabilmente anche sarà un limite dei mondiali, che si arriva veramente usurati, no?
al traguardo, non era il solo. Magari Stefano, perdonami, invece di continuare a seguire la strada delle buffonate, delle idiozie come il fair play finanziario oppure l'allargamento delle competizioni per ingolfare il calendario, chi comanda a cascata i proprietari dei club? Si metteranno d'accordo magari per cercare di gestire meglio i calendari? Hai detto bene tu, che hai detto una cosa sacrosanta, che portano i calciatori veramente con la lingua di fuori a metà maggio. Sì, perché c'erano giocatori, lo stesso Cristiano Ronaldo ha avuto qualche guizzo, ma non era il giocatore straripante che conosciamo. Benzema sembrava la versione francese di Musiello, non parliamo appunto di Diego Costa, i giocatori erano cotti, e quindi questa è una cosa. D'altra parte, se si vuol gonfiare di costi il calcio, continuare a reggerlo a questi livelli, non c'è altra strada che quella di fare eventi, di fare inventarsi tornei, premi, trofei. In realtà poi la fine è lo spettacolo, che è poi quello che regge tutto il meccanismo, va a farsi benedire. E non c'è ombra di dubbio. Passando oltre, Stefano, si conclude questa tournée purtroppo con questo infortunio di Dodò, che certamente non contribuisce a migliorare così la situazione. Questo finale un po' amaro, da quelle tre partite perse, queste chiacchiere, questa pesantezza, l'uscita inopportuna, sgradevole di Benatia e tutto ciò che ne è conseguito. Adesso ci sarà da lavorare, perché la Roma, soprattutto in difesa, in questi tre mesi dovrà sistemare un po' di cose, sembra. Sì, devo dire che è tutto maledettamente romanista. Vero, no? Vero. Ci ricordiamo, festeggiamo lo scudetto e Falcao si prometteva all'Inter, questo non ce lo possiamo mai dimenticare, no? Appartiene alla nostra tradizione, quello di non goderci i momenti fino in fondo. Qui indubbiamente forse l'abbiamo sottovalutato anche noi, non lo so, al di là dell'irritazione che c'era. Quelle tre partite finali hanno dato qualche segnale evidentemente a qualcuno. Poi purtroppo non ci stancheremo mai di scoprire la vera natura dei calciatori, insomma. Ecco, io sono rimasto molto deluso, ti dico francamente, dalla sortita di Benatia, che ho avuto la sventura fin dalle prime ore, proprio per paura che, come al solito, le traduzioni fatte spesso da chi ha problemi con l'italiano, figurarsi con le lingue straniere, no, ci portassero a delle valutazioni molto frettolose. In realtà devo dirti che la traduzione, io ho visto tutto il filmato in francese, è peggiore di come è stata. Devo dirti che persino gli arabi, insomma, che sanno essere buoni quando sono buoni, hanno cercato di edulcorare col senso di un lui parla veramente di rapporto finito, di contratto finito con la Roma, e lì non si capisce se è un equivoco. Lui usa tante parole a sproposito, come quella che parla sempre di prolungamento, che è una parola che non ha nessun senso, no? Visto che ha 4 anni di contratto ancora tutti quanti da... No, veramente una cosa brutta. Da consumare, è una cosa brutta, è una cosa goffa, è una cosa volgare. Detto ciò, noi, almeno io Augusto, prima ciò, abbiamo sottolineato, speriamo che ricompongano sto dissidio, sì, esatto. E che Benatia giochi per i prossimi 3 anni, che a Roma, esatto, 4, quelli esatto, che sono. Esatto, che a me sta cosa del tanto se tutti si sostituiscono, che significa? Un giorno non arrivo più manco Totti, ma sarà un dolore prima ancora, no, che è una tragedia dal punto di vista sportivo tecnico. Però se è il miglior difensore del campionato e può tenertelo, parti questo, con qualcosa in più, voglia storie, virtù e compagnia cantante. Io parto da questa idea, insomma, detto appunto che tutta la delusione sul personaggio, poi siccome non è che ci devi andare a cena, no, ma devi schierare in campo, io mi auguro che la cosa si ricomponga, anche perché sono convinto dell'informazione che già l'altra settimana ci siamo scambiati, le offerte sono ben lontane dalle fantasie che ancora leggo sui giornali stamattina per quanto riguarda il prezzo del cartellino, e anche l'ingaggio del calciatore, molto, pur essendo notevolmente superiore a quello che lui aveva accettato un anno fa con la Roma e anche a quello che ha rifiutato recentemente, è molto lontano dai 4, qui si parla di 4-5 milioni come se tutti fossero fessi, e ci si dimentica sempre del fatto che il nostro comunque è il quinto campionato d'Europa, e chi viene a comprare da noi questo dato lo tiene ben presente, tant'è che si è andato a vedere, insomma, gli altri, basta poi appartenere al campionato come quello inglese per valere 50 milioni come David Luiz, che molti di noi non vorrebbero neanche come nano da giardino, insomma. È così, e speriamo davvero ci sia la possibilità di trovare un punto d'incontro, che la frattura non sia insanabile. Nel frattempo poi ci sarà da lavorare anche in altre direzioni, perché Stefano, poi ci salutiamo, è terzini sinistri, nel mondo non ce ne sono tanti, chi c'ha quelli forti se li tiene, di Felipe Luis ce n'è uno solo, dimmi un'altra banalità, aiutami a proseguire. No. La cosa ben poco banale, dico, che insomma che rimaniamo, almeno io, insomma,
si rimane poco affascinati anche dai nomi che emergono. Io mi auguro che Sabatini abbia qualche asso nella manica, insomma, perché io non capirò mai per quale motivo bisognerebbe scannarsi per prendere Kolarov a quelle cifre, sia di prezzo di cartellino sia di ingaggio. E gli altri nomi pure non ce n'è uno, francamente, di quelli emersi che faccia impazzire. Mi auguro che si trovi qui un sistema che può essere. Le soluzioni adesso sono due, insomma, o cercare un giocatore che sia più affidabile che di nome, oppure andare sull'operazione alla Maicon su qualche nome, anche quello complicato, perché poi vedi che col passare delle settimane, anche perché lì si tratta di mettere in ballo ingaggi pesanti, e la Roma ha anche l'esigenza di contenerlo, il monte ingaggi, poi vedi che Evra rinnova con lo United, insomma non è semplicissimo, anche perché, come hai detto, degli specialisti di ruolo non so tanti, se pensi quello che è stato pagato uno come Cointrao, e lì ecco, quindi bisognerebbe tirare orecchie anche a Ancelotti, come se fattene fuori Marcelo per far giocare il mesciato portoghese, insomma, proprio perché non ci sono, ecco, in quella posizione purtroppo fenomeni sembrano non nascerne più. È così Stefano, noi ti ringraziamo, l'appuntamento con te in radio più tardi a partire dalle 14, noi ci sentiamo domani. Ciao Stefano. Ciao, un abbraccio a voi.